Quando si enumerano le infinite meraviglie di Roma, spesso ci si dimentica di menzionare il suo straordinario patrimonio librario, centinaia di migliaia di volumi custoditi in meravigliosi templi del sapere. Tra tutte le biblioteche romane, però, questa è indubbiamente la più bella e anche la più importante se si considera che nel 1604, quando fu aperta, era tra le prime biblioteche nel mondo accessibili a tutti. La sua storia inizia con la donazione del cardinale Angelo Rocca, cardinale che era un vero e proprio appassionato di libri antichi, e in seguito, nel 1765, le donazioni alla biblioteca diventarono così numerose che si rese necessaria la costruzione di un nuovo salone, che fu commissionato niente meno che a Luigi Vanvitelli. Ed eccoci, una meravigliosa biblioteca ancora oggi accessibile a tutti, che dimostra quanto il sapere a Roma sia fondamentale.